sindaco, tutto bene? Ma direi che nonostante i problemi che ci sono, nonostante l'emergenza sanitaria che sta diventando sempre più emergenza socio-economica, ci barcameniamo, stiamo a galla e stiamo facendo quello che riteniamo più utile per le famiglie e per le attività economiche. Quindi in questo momento qua siamo tutti impegnati. Io appena oggi ho condiviso con l'opposizione, con la maggioranza, un emendamento al bilancio che vale 210.000 euro per sgravare le attività economiche, per dare un supporto alle famiglie, soprattutto per i prossimi centri estivi che stiamo organizzando e per intervenire sulle bollette e sui buoni spesa. Quindi lei è già partito, ha già capito bisogna assolutamente venire incontro al commercio, al turismo e ai grandi eventi che Palmanova ha sempre offerto. Ma io mi auguro... In generale com'è? Avete contagiati o non ne avete? Mi pare abbiamo avuto pochi contagiati, 8-9, uno è morto ma di infarto, anche se è contagiato come coronavirus, e poi un po' in quarantena, ragazzi che rientravano, persone dall'estero, ma effettivamente la cosa è andata molto molto bene. Noi siamo stati, come Palmanova, invece toccati l'ospedale, siamo diventati un modulo Covid, io direi anche con un pizzico di orgoglio. Abbiamo dato un sostegno come ospedale, che seppure è stato sacrificato l'anno scorso dalla chiusura e punto nascita, abbiamo dato un contributo importante a questa vicenda che si sta macinando un po' tutti, e Palmanova è un punto. Adesso abbiamo un RSA Covid, abbiamo appena ospitato 14 pazienti provenienti dalla casa di riposo di Paluzza, no? Quindi cioè dico, Palmanova sta offrendo con una punta di orgoglio, cioè, no? Sta offrendo insomma molto contributo. Senta sindaco, allora mi pare che lei è in prima linea sulla battaglia più soldi ai comuni, perché insieme all'ANCI adesso c'è un'emergenza, a parte il personale, a parte tutto, adesso arriva anche questo virus e veramente voi siete in prima linea, come si dice, in trincea, no? E quindi ci spieghi un momentino come la situazione. Io ieri abbiamo fatto una videoconferenza per stampa per dire sui centri estivi, no? Centri estivi che devono partire, perché dopo 3 mesi, 4 mesi di chiusura alle scuole, i centri estivi possono diventare una valvola di sfogo per le famiglie, sì, per creare socialità nuovamente fra i bambini. Ora, questa regione fino adesso, io lo dico anche a malincuore, non sto qua a far critiche, non ci ha messo una lira. Oltre alle 4 mascherine che ci hanno dato, non è arrivato una lira della regione. Insomma, e tanti annunci da una parte e dall'altra. Ma non c'è un euro. Degli 11 milioni che hanno detto per ridurre TOSAP e per ridurre la Tari, ce ne chiedono altri 11 milioni a noi, no? Adesso sui centri estivi non mettono, oggi approvano in giunta le linee guida, no? Però non mettono un euro, quando lo Stato, nel decreto legge di nascita, ci ha messo 150 milioni di euro. Allora dico io, non puoi gravare tutto sui comuni, noi siamo in prima linea, 24 ore su 24 nei comuni, presenti dappertutto, eccetera, e non ci dai un euro perché dice che stanno rischiando il barile. Bisogna che la regione, e io sto sostenendo, insieme ad altri sindaci, il fatto che Federica vada a riscrivere i patti con lo Stato, no? Per quanto riguarda... È necessario, no, assolutamente. E è necessario, però... chiedi più soldi, no? Io ho detto anche al Lanci, e lo dico, ma l'ho detto in qualità di vicepresidente, ma comunque di quella partita, se portiamo a casa dei soldi, dobbiamo già sapere adesso quanti soldi vanno agli enti locali, perché noi il prossimo anno i bilanci non li chiuderemo, signori miei. Cioè questo è un problema che c'è. Cioè io ho tolto adesso 170 mila euro dal mio bilancio, ho tagliato sul turismo, cultura, associazione, eccetera, per dare alle famiglie. Allora tu, caro Regione, che sei orgoglioso della specialità, anche in questo qualche colpo devi battere. A oggi non abbiamo visto un euro. Gli unici soldi arrivati ai comuni sono per la sanificazione dallo Stato e per i buoni pensa dallo Stato, spesa dallo Stato. Non c'è una lira della regione, una lira, un euro. Ecco, ma sindaco, non sarebbe bene che magari tutti gli onorevoli eletti, compreso anche l'ex presidente Serracchiani, facessero in questo momento squadra per tentare di... non solo di tenere questa specialità, ma se è possibile avere un patto migliore, perché noi ci siamo comportati bene e abbiamo anche bisogno in questo momento di risorse. Io l'ho detto al mio partito, sono convinto di questo, il Consiglio regionale ha approvato, no, in toto, salvo i cittadini che sono astenuti, un documento che recepiva quello che dice anche la Serracchiani. Cioè non chiediamo soldi, non dirmi riscriviamo i patti,
Ed è giusto. Vediamo, strada facendo, quanto ci manca di tasse che non pagheranno, perché se il PIL cala noi incassiamo di meno, e a quel punto lì la differenza bisogna che la metta lo Stato. Dico anche che se lo Stato si sta indebitando per 55 miliardi adesso, a 25, fare 1 miliardo in più di debito in una situazione anche di emergenza, per darla alle regioni, per dargli fede alle regioni, io sono di questo parere qua. Quindi oggi come oggi, io fin dall'inizio ho detto, noi dobbiamo sostenere Fedriga come presidente della regione, affinché riscriva dei patti che siano anche a vantaggio del nostro, della nostra regione, però chiedo anche che una parte di questi venga destinata ai comuni. Sì. Senta, adesso è in ballo un po' l'Europa, mi pare che mette questo MES, ma poi anche sarebbero 100 miliardi, 500 miliardi che sono stati proposti, ma il grande problema è vedere se abbiamo un progetto e se sappiamo spendere, perché questo è il problema dei problemi, no? La burocrazia è enorme e pare che a livello nazionale si vada verso una legge che sburocratizzi, ma possiamo crederci? Perché tutti l'hanno detto, ma fino adesso non si riesce a capire, c'è sempre una burocrazia in più della burocrazia. Allora, io parlavo l'altro giorno con anche degli amici, discutiamo un po' di politica, dicevo, guardate che noi abbiamo, abbiamo un grande problema, ma abbiamo una grande opportunità. L'Europa in questo momento qua c'è, perché ci sta, ci ha tolto il patto di stabilità, sta mettendo soldi, i 100 miliardi che arriveranno, sono 170, quello che è il MES. Se noi non cogliamo questa occasione per cambiare e per ammodernare il sistema, quello pubblico e quello privato, noi fra 2 anni saremo in default. Se noi useremo i soldi che stesso stiamo, i debiti che stiamo facendo, la gente non si rende conto che 55 miliardi sono debiti, non sono soldi. Sì, no? Se non li usiamo bene per creare infrastrutture, per ammodernare il sistema, per velocizzarlo tecnologicamente, investire sulla scuola, investire sulla sanità, noi rischiamo fra 2 anni di aver buttato via i soldi, avere un debito PIL del 160% e poi non ci serverà nessuno, il mercato finanziario. Quindi la burocrazia è fondamentale. Io ho detto in un videoconferenza con Federica, che ha fatto con Alcal, il discorso burocrazia. Ho un po' esagerato, dicendo fateci noi sindaci commissari, modello terremoto, dateci la possibilità di spendere rapidamente questi soldi. Io, ad esempio, ho tante risorse da investire dello Stato, che mi vogliono 2 o 3 anni per mettere sul mercato. Se mi dai un po' una snellezza burocratica, senza stravolgere le regole, eccetera. I soldi servono adesso, fra 3 anni la stazione è cambiata e sicuramente non è... Fammi fare, dico io, gare negoziate. A quel punto lì io chiamo 15 ditte che sono di questa regione, quindi diamo loro in questa regione. Fammi fare un albo dei professionisti di questa regione che chiamo quelli. Se non facciamo questo, noi abbiamo i soldi in cassa, nelle banche, però questo è il momento in cui bisogna partire. In ciò Renzi ha ragione, quei 120 miliardi di lavori pubblici, e l'ha detto l'altro giorno Prodi in una intervista che ha fatto al Gazzettino, questo è il momento in cui bisogna alleggerire la burocrazia e far partire il mercato, altrimenti non ne veniamo fuori. Prendere a aprire i cantieri. Senta, la zona lì, dal punto di vista economico, è una zona anche molto buona e in questo momento avrà dei contraccolpi non da poco, perché ci sarà un'occupazione che sarà, non dico dimezzata, ma quantomeno molto molto contenuta. Quello che dicevo io, il problema del rischio della crisi socio-economica, i contraccolpi arriveranno. Immaginate voi che noi stiamo assistendo 60 famiglie con buoni spesa, di questi il 55-60% sono famiglie che noi non conoscevamo, erano fuori dal radar dei servizi. Gente che improvvisamente si è trovata, e di questi il 70% hanno 2 o 3 figli, quindi sono minori in famiglia, quindi con problemi gravi, quindi la cosa si acuirà ancora di più. Allora, se i soldi non cominciano a girare rapidamente e non cominciano ad arrivare rapidamente, noi rischiamo veramente nel prossimo inverno, durante l'estate, di andare in tilt. Quindi bisogna trovare, io ad esempio per i concerti, come rianimare Palmanova, sì, ho offerto la piazza Palmanova un'arena unica, chiederò, manderò una lettera a Federica nel trattare col governo, quel numero di 1000 spettatori massimo, in alcune realtà possono diventare anche 2000, cioè io ho fatto un calcolo, già fatto il calcolo, già, sì, sì. Mettendo 2000 persone distanziate, io ho 6 ingressi e uscite in piazza, io posso... Piena sicurezza, insomma. Ecco. Piena sicurezza, posso benissimo controllare afflusso e deflusso senza creare assembramenti. Allora, se si riesce a distinguere e a dare potere ai sindaci, come per i mercati, di poter agire in piena coscienza, con grande rispetto delle regole, ma organizzandosi a seconda delle situazioni,
Io penso che questo aiuterà a uscire gradualmente dalla crisi. Come lei dice, il modello terremoto potrebbe andare bene, i sindaci potrebbero fare i commissari, rispondono in prima persona e quindi le cose potrebbero funzionare. Senta, siccome lei è un politico di lungo corso, fa parte anche del direttivo del PD, se non sbaglio, devo fare una domanda. Lei è soddisfatto della presidenza di Conte? Mi pare che il PD sta interessando molto nella maggioranza, no? Ma allora, il discorso è questo qua, che in questo momento qua non c'è l'alternativa a questo governo, sicuramente, no? È chiaro che Conte si sta giocando la sua partita anche personale, cioè vista la situazione, sì, chiaramente sì. No. L'occasione è unica e se la gioca. Noi come partito rischiamo molto come PD, rischiamo nel senso che se il futuro non ci saranno risultati di questa azione che si sta facendo in Europa, che si sta facendo, e se i soldi non arrivano subito, se l'economia non riparte, il partito che ci rimetterà di più è il Partito Democratico, che è quello che è il partito più responsabile ed è quello che sta in qualche maniera sostenendo, dico con responsabilità, situazioni difficili, avendo una spina di fianco che è Renzi, che è uscito e che fa chiaramente, no? Pare che è un ricatto continuo, no? Mi pare. Un ricatto continuo perché ha bisogno, probabilmente, di. Ma forse punterà ad allargare un po' la maggioranza, secondo lei o no? Ma lui ha dichiarato ieri su Repubblica che in un quarto d'ora si fa una nuova maggioranza in Parlamento. Non so se questo sia vero, ma lui dico, io penso che lui in mente una collaborazione con Forza Italia, eccetera, per poter allargare quell'area dove lui vuole chiaramente, no, diventare un po' il leader. Penso che su questo ci stia pensando. Però ancora non ha la forza per uscire, perché se si va a votare, certamente i parlamentari che ha non risulteranno più quelli, avrà difficoltà. Quindi gioca la partita molto sul filo del rasoio e mette anche noi in difficoltà in questa situazione. Però noi, dico, io in questo momento qua stiamo agendo con grande responsabilità, però rischiamo molto se non ci danno. Ma lei pensa che magari i 5 Stelle vi possa in qualche modo logorare o no? Ma io, 5 Stelle hanno dei grandi contrasti, però penso che stiano serrando le file, cioè anche il Di Battista ormai che sembrava, no, perché sono resi conto che i sondaggi non gli sono favorevoli e partite giocate in maniera un po' strana alla fine non gli stanno portando quei grandi consensi. Quindi io penso che i 5 Stelle rimarranno attaccati a questa maggioranza, cercando di far tesoro anche un po' di quelle che sono le esperienze, quelle che sono anche le capacità che la classe politica del PD ha e che in molte situazioni sa essere responsabile ed equilibrata nelle scelte. Senta, si parla molto di questo Mario Draghi, quindi di questo Papa Nero in pratica, no? E allargando la maggioranza qualcuno rischia, potrebbe proprio rischiare proprio Renzi, perché Forza Italia potrebbe in qualche modo abboccare al progetto, no? Io penso che Renzi stia puntando a quell'area lì, perché i sondaggi non lo danno favorevole, danno 2,5-3%, lui sperava e sta puntando a diventare il leader. Quell'area lì, l'area di Forza Italia, attualmente, a mio avviso, non ha un leader. Tolto Berlusconi, che ha i suoi anni, non c'ha un leader che emerge. Quindi quell'area lì di moderato, di un Forza Italia moderato, di gente che ha provenienza ex cattolica, piuttosto che una provenienza anche laica, eccetera. Provenienza un po' da tutte le parti, socialista. Potrebbe essere un'area sul quale che potrebbe allargarsi, dove se metti insieme un 6%, un 3%, diventi una forza che ha un suo significato. Il discorso di Draghi, a mio avviso, può avere un suo significato, una sua valenza, se tutte le misure che sta mettendo in atto questo governo non riescono ad avere dei risultati concreti nel breve termine, dico entro l'autunno, no? Entro quest'anno. Se la cosa, dico io, il sistema implode, nonostante questo bazooka di risorse finanziarie che arriva in Europa, a quel punto lì penso che serva qualcuno che, no, dia la svolta, ma al quale gli dovrebbero dare pieni poteri, che non è una cosa bellissima. Gli ha chiesto qualcun altro, ma poi ha fatto una brutta fine. Insomma. Bene, ma bene, la chiacchierata è stata, abbiamo sforato molto, comunque è stata molto interessante. Sindaco, io la ringrazio per la disponibilità che ha avuto, perché so che è in prima linea e per cui c'è sempre molto da fare in comuni. Grazie, alla prossima trasmissione, che penso che lei sarà disponibile ancora, e buon lavoro. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori. Buona giornata.